Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. L'ambasciatore Nelly Feroci, intanto, se è una lettura che condivide. Allora, premessa numero uno, io non ho fonti intelligence che possano corroborare una tesi o l'altra. C'è un fatto però che in qualche modo, non voglio dire sostenere, ma consentire ad Hamas di mantenersi in vita, per esempio autorizzando i trasferimenti massicci di risorse finanziarie dal Qatar, era una strategia perseguita deliberatamente da Netanyahu, esattamente perché gli serviva per dimostrare che con i palestinesi, per lui Hamas e palestinesi erano un'unica entità, è impossibile negoziare. E quindi erano perfettamente funzionali l'uno all'altro, Hamas e Netanyahu. Nel frattempo, diciamo, la situazione in Cisgiordania continuava a marcire, se così posso dire, nelle condizioni che conoscevamo e che stanno peggiorando ora. Poi tutto a un tratto questo equilibrio instabile si è rotto con gli attentati del 7 ottobre. Ora io non ho elementi per giudicare se l'intelligence israeliana fosse al corrente, si abbia sottovalutato il rischio, se c'erano elementi che andavano tenuti presenti più di altri, probabilmente sì. Penso, credo e ritengo che sia necessario che ci sarà una commissione d'inchiesta in Israele e mi auguro che porti a fare piena luce, possibilmente, se posso aggiungere, anche a determinare la fine della carriera politica di Netanyahu, ma questo è un auspicio del tutto personale. Sicuramente una democrazia funzionante come quella di Israele non può permettersi di lusso di lasciare, come dire, un'ombra su quello che è successo il 7 ottobre e senza arrivare ad individuare le responsabilità di chi ha consentito che quello che è successo succedesse. Quindi su questo penso che tra qualche mese, una volta finito il conflitto, la fase più acuta, probabilmente ne sapremo molto di più, perché una commissione d'inchiesta sarà sicuramente avviata.